Da Sabaudia a Latina, da Formia a Terracina. Il Sud Pontino infiltrato dalla criminalità organizzata, cosche calabresi e il clan dei Casalesi, una fotografia scattata dalla direzione investigativa antimafia. Diciamo che c'è un cancro che va curato per tempo, se no può estendersi, questo sì. Ma non possiamo dire che sia confrontabile con la realtà della Campania, la realtà della provincia di Latina. Essendo però limitrofa, una realtà infestata dalla presenza camorristica, ci sono delle significative penetrazioni che devono preoccupare. Il mercato ortofrutticolo di Fondi è uno dei più grandi d'Europa. Centro di smistamento da cui passano frutta e verdura dirette ai mercati di Roma e del centro-nord. Catalizzatore di denaro che scatena gli appetiti delle organizzazioni criminali. È possibile quantificare il volume di affari annuale? Ma guardi, noi abbiamo stimato un movimento di merci pari a 11 milioni e mezzo di quintali l'anno. A questo bisogna aggiungere anche un indotto, tutto l'indotto. Le inchieste più recenti sul mercato ortofrutticolo di Fondi riguardano i criteri di ammissione di grossisti e fornitori e le modalità di trasporto delle merci che in passato hanno nascosto traffici di droga. Diciamo che le modalità sono quelle tipicamente mafiose, quindi imporre in determinati ambiti degli imprenditori che sono legati al sodalizio. Ecco, che strumenti di controllo avete voi per evitare questi pericoli? Come fate concretamente? Chiediamo informazioni sui soggetti che sono, anche se non dovremmo essere titolati a farlo, ma noi chiediamo informazione per sapere se questi soggetti sono soggetti, se non hanno pendenze, se non sono affidati. Siamo sempre stati, da anni che procediamo in questo modo. C'è stata da parte della Procura di Latina, mi sembra, una indagine proprio sul monopolio nel trasporto della frutta. Ecco, questo è un esempio significativo, cioè i commercianti dovevano rivolgersi necessariamente a determinate imprese se intendevano trasportare la frutta da e per determinate zone. Sul comune di Fondi c'è la spada di Damocle dello scioglimento per infiltrazioni della criminalità. Il prefetto di Latina ha avviato le procedure, l'ultima parola ora spetta al governo. L'ipotesi è che attorno all'amministrazione del comune pontino si sia costituita una rete clientelare disposta a favorire gli interessi dei clan. Operano qui da anni in maniera palese, non in maniera nascosta, attraverso società, ditte che si interessano di vari settori importanti, da quelli del turismo, del commercio, dicevo dell'edilizia, e alla luce del sole diciamo, tentano di infiltrare anche le amministrazioni politiche. L'ultima inchiesta sul malaffare a Fondi è nata dalle rivelazioni di Riccardo Izzi, imprenditore e politico locale, erede di una famiglia che controlla una catena di supermercati tra Campania e Lazio. Una vicenda di droga, ricatti e usura. È vero che ci sono state delle circostanze che ci hanno anche noi indotto a prendere dei provvedimenti. Per esempio, a suo tempo abbiamo licenziato un assessore che aveva delle situazioni dubbie sul quale si stava procedendo a delle indagini da parte degli inquirenti e lo abbiamo sospeso dalle attività, però per il resto noi riteniamo di stare a posto e quindi aspettare con tranquillità gli eventi. I livelli di infiltrazione oramai hanno superato, diciamo, la fase critica. C'è la tendenza a infiltrarsi nelle pubbliche amministrazioni, nel controllare il consenso elettorale, di avere più o meno diretti referenti nella vita politico-amministrativa del territorio. Siamo certi che non faremo perdere a quella città, a quella parte del territorio, un'immagine
di città laboriosa, di classe dirigente dedita all'impegno politico e civile di questi anni, per il solo fatto che magari quel comune è guidato da un sindaco di centrodestra o meglio ancora da un sindaco di Forza Italia.